Ragazzi, forse Scorpion che vi parla ed eccoci qua con questo nuovo video. Siamo qua su Stronghold Legend e siamo qua appunto con questo nuovo video. Allora, ci eravamo lasciati con Artù, con il bomber, con Arturo, scusate. Vabbè, io sono suo amico, quindi Artù. E dovevamo fare il terzo capitolo che è l'Ancillotto. Quindi andiamo a Dal vedere. primo istante in cui ha posato gli occhi su di lei, Artù è rimasto Arturo. incantato dalla nuova regina, la cui bellezza e grazia hanno conquistato il favore di tutta la corte. Durante una battuta di caccia, però, ella è stata rapita dai La servitori del battuta ripugnante simpatica. Malkant, figlio di Baudemagus, re di Gor, terra dalla quale nessun uomo ha mai fatto ritorno. Il Addirittura. cavaliere più fidato di Artù, l'Ancillotto del Lago, si è offerto di andare alla sua ricerca, ma sono ormai settimane che non dà sue notizie e temiamo che Gor li abbia fatti entrambi prigionieri. Eccoli. Allora, oggi tipo sono tremendamente rilassato. Devo mettere il cronometro perché mi sono dimenticato XD. Vado su Clash of Clans, ma non metto il cronometro. Un attimino. Ok, perfetto. Allora, bene, andiamo nelle istruzioni. Temo tu sia giunto in un momento spiacevole. Ho duellato all'ultimo sangue con Malagant nel tentativo di portare al sicuro la regina Ginevra. Ma prima di dargli il colpo di grazia, il re mi ha implorato di risparmiare la vita di suo figlio. Ho accettato e in cambio ha garantito per me e la regina l'incolumità fino ai confini di Gor. Ma c'era qualcosa di strano nell'aria. Solo un orgoglio ferito poteva far sì che un figlio tradisse suo padre. E ciò brucia dentro Malagant. Ora mi sta inseguendo, come un segugio la preda. La regina è al sicuro in una grotta qui vicino, ma io sono intrappolato in questa torre. Le tenebre stanno calando, ed è nell'oscurità che Malagant è al massimo della sua forza. Cos'è un vampiro? Ah, andiamo a vedere gli obiettivi. Allora, sopravvivi finché l'Ancillotto può viaggiare. Perdi, l'Ancillotto muore. Questi qua, ragazzi, sono un qualcosa di Madonna. Allora, vediamo Deve intanto. No, costruire no, un sbagliato, magazzino, sbagliato, mio sbagliato. signore. Sbagliato. Scusa, ho sbagliato. Come cazzo si fa ad andare indietro? Vabbè. Sti cazzi, comunque, c'erano dei consigli che è culo, dai. Allora, mettiamo il magazzino dentro perché. Sì, mettiamolo dentro. Poi vi spiegherò il perché. Sire, questa terra che ci tiene tra le sue grinfie mi fa venire i Ok. brividi. L'aria è pregna di malvagità, potrei giurarci. Le guardie riferiscono di fenomeni alquanto strani. Allora, dobbiamo iniziare a posizionare queste truppe. Uomini, Perché? Dovete alle sapere armi! Pronti! Ci muoviamo. che ci sono dei Cosa bascià. desiderate, signore? Siamo in Andiamo a marcia. vedere un attimo. Dobbiamo. Mon Dieu. Ok, suggerimenti. Allora, Temo tu sia giunto in un momento spiacevole. stai zitto. Allora, l'Ancillotto è Ho gravemente duellato ferito. all'ultimo sangue Proteggilo ad con ogni costo. Malagant, Ma nel tentativo di portare al sicuro la regina Ginevra. Ma no. prima di dargli il colpo di grazia, il re mi ha Vabbè, implorato di proteggilo risparmiare ad la ogni vita di suo costo. figlio. Gli striscianti, ecco, gli Ho striscianti che accettato sono loro, e in cambio ha cercheranno di garantito per convertire me le e la unità più regina deboli. Per l'incolumità fino ai fermarle usano uno confini di Gor. spadaccino. Ma c'era qualcosa di Quindi abbiamo gli strano nell'aria. spadaccini. Usa il potere speciale di Fino a Lancelotto quel per momento incrementare la forza pensavo delle che mio truppe. figlio tradisse suo padre. Uccidi gli addetti alle scale nemici. Se gli Ma invasori non c'era superano il muro, qualcosa di sarà facile strano. eliminarli con gli arcieri. Assicurati di Ora mi creare sta diversi inseguendo, spadaccini e disseminarli lungo come le un mura. segugio la preda. La Pensa regina è al attentamente alla sicuro in una collocazione di, grotta o qui vicino. più opportuna di Ma granaglie e aspetta, magazzini. Sono aspetta. molto esposti fuori dalle mura del Le castello. tenebre stanno. Ok, stai zitto, va. Allora, mettiamo innanzitutto. Quale cose per mangiare? Che se no non si mangia. Che secondo me sono storto. Quindi adesso mettiamo più dritto. Ok. Allora, iniziamo a mettere. Comunque no, iniziamo a Le nostre spade sono al vostro mettere a servizio! posto qua. Ser Lancillotto potrebbe essere ancora debole, ma dovremmo poter usare il suo devastante dono come ultima risorsa. Colivali, Siamo sotto ok. attacco! No, no, aspetta che stanno arrivando. Eccole, eccole. Venite Arcieri pronti! qua. Ai vostri ordini! Sire, guidateci voi! Andate via. Dov'è il Subito! bastardo? Arcieri in movimento! Il morale degli uomini è alto. Ok. Sire, Eccolo. mille creature stanno attaccando il castello.
si arrampicano sulle mura e le nostre vedete. frecce sono inefficaci. Ok, allora mettiamo l'armeria qua. Siamo sotto attacco. Con la caserma subito qua. Ok, così che almeno possiamo mettere. Allora, innanzitutto mettiamo qua delle segherie. No, non mi devi zoomare, tasta di merda. Non puoi costruire così vicino al nemico. Ok, vediamo di farli fuori, magari senza far perdite. Ok. Ok. Mettiamo un altro qua. Questo. Premimento 1, poi più avanti. Mettiamo anche di più, sta dei cianguelle. E un altro. Ok. Ok, ok, ok. Allora. Vediamo che altro. No, perfetto. Allora, dobbiamo reclutare. Ci serve una casetta. Che mettiamo qua. Ok, perché dobbiamo reclutare assolutamente. Assolutamente. Delle truppe. Allora, qua aumentiamo con doppio e mettiamo altissime. Così che almeno ci darà un bel po' di ho-ho. Ok. Ho giocato di recente a Stronghold 2, che dovrebbe essere quello dopo, se non sbaglio. Oh, ma è impossibile, cazzo, che non ci siano altri. Vabbè. Ok, non c'ho legno, quindi dobbiamo comprarlo. Siamo sotto attacco! Ok. Ok, reclutiamo. Servono altre reclute, sire. Servono altre reclute. Serve uno spadaccino. Siamo sotto attacco. No, non rompere i coglioni lì perché ti ammazzo di colpi, stronzo. Resiste in una maniera assurda. Le frecce non gli fanno una una cippa. Siamo sotto attacco. I taglialegna hanno visto un gruppo di soldati nemici diretti verso di noi. Ecco, forse è meglio, non, è meglio metterne due. Anzi no, aspetta. Che cazzo dico? Possiamo reclutarne altri? No. Il nemico sta demolendo le nostre strutture. Bastardo. Eccolo. Tu mi ammazza tutti. In attesa di ordini. Tutte le mie cose lì, bastardone. Allora, mi sa che il volume di gioco è troppo alto, non vorrei. Aspettate un secondo. No, ok, dovrebbe essere giusto, è a 3. Quindi, oddio, no, 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 c'è il coso. Ma attacca, testa di merda! Oddio. Cosa desiderate, signore? Testa di merda. Avete bisogno di noi? Pronti? Pronti? Siamo aggressivi, va. Pronti? Pronti? Ok, pronti! Ci sono due balestrieri che mi sa che sono gli unici che possono. Mi stanno attaccando, mi stanno attaccando. Cazzo. Ai vostri ordini, signori. Qua, eccoli. Soldati pronti. Che arrivano. A rompere il cazzo. Uomini, allarmi! Che cazzo? Che cazzo? Oddio, best bug. Ok. Ah, uno spadaccino, cazzo, ti deve fare il culo. Okay. Le mura sono nostre. Ora dobbiamo mettere assolutamente. Siamo ah, bastardo, me ne arrivati tutti, ma vaffanculo. Facciamo una cosa. Facciamo così. Questo non puoi farlo, mio signore. Sì, che posso. Non puoi costruire così vicino al nemico. Ha! No, no, aspetta, aspetta, dov'è il spadaccino? Ok, lì. Le nostre spade sono al vostro. Devo lasciarlo servizio. Qua, perché sennò. E ci mettiamo qua un altro blocco con le mura. Gli esploratori riferiscono. Così voglio vedere. Ok, sta arrivando un'imponente armata nemica in marcia verso di noi. Qua dobbiamo comprare assolutamente un bel po' di legna. 200 dovrebbero andare bene. Attacco. Allora. Bottega delle frecce. Gli esploratori riferiscono di un'imponente armata nemica in marcia verso di noi. Questo e questo. Esattamente. Cioè, no, vabbè, guardate l'epicità di come l'ho schierato. Ok. Il nemico sta demolendo. Porca puttana, basta attaccarmi lì, figlio di puttana.
Vanno a rompere i coglioni i miei. Bisognerebbe fare un qualcosa. Oddio. Ecco, sapevo. Guarda che passano di qua. Sono state attaccate. Ma che cazzo. Ok, allora vediamo un po'. Ah no, ma ci vuole il. Oh, è vero. Prima altra legna, mi sa che qua bisogna solo comprarla perché. Sennò qua continua a distruggere. Siamo sotto attacco. Oh, dimmi che salgono le scale. Ma come cazzo fanno a salire le scale? Dov'è l'ancillotto? Vieni, vieni qua, vieni. Ok. Non deve morire lo spadaccino perché... Ok. Tu che cazzo sta facendo sto qua? Beh sì, in effetti butta giù pure... le scale. Butta giù, butta giù. Ecco che è salito. Finalmente al vostro comando. Ok. No, no, vieni qua, stai tranquillo. Ok. Tanto stiamo praticamente vincendo. In attesa di ordini. Allora, io direi di metterne un altro qua. Qua sono ancora intatti, fortunatamente. Ok, poi non ne possiamo mettere altri per il momento, ma sì, che per il momento va bene così. Come vedete sono belli veloci perché praticamente sono vicini al magazzino e anche al oh, ma non parli mai mentre sto parlando di me, devi parlare sopra, testa di merda. Comunque dicevo, visto che sono vicino al magazzino e all'armeria, sono praticamente il 24 plepesimo più veloci. Questo qua blocchiamo meglio. Ora come passi? Ah. Stai siamo che... sotto attacco. Ma dai. Ma dai. Questa cosa. No, 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 no. Riferiscono di un'imponente armata nemica in marcia verso di noi. Siamo sotto attacco. Ok. Le nostre truppe sono state attaccate. Per fortuna riesco a addestrare un bel po' di spadaccini, devo dire. Porca puttana. No, 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 no. Uccidilo. Oh, Dio. Minghi. All'ultimo li ho salvati. Mamma mia, all'ultimo li ho salvati. Incredibile. Oddio, così tanti arcieri sono qua sopra. Cioè, tre spadaccini, Dio Madonna, siete così seghe. Stai pure qua. Ok. Copo 3, ma... ok, non me la faceva regluda. Perché manca questo. Sì. Ok, allora io direi di vendere il... ho. Cioè, chiediamo bene, vaffanculo. Qui trovano sempre un modo di passare, devi... praticamente tipo attenzione, fare un qualcosa di assurdo. Arriverà una massiccia armata nemica. Basta parlarmi sopra, pezzo di idiota. Allora, qua vabbè arrivano sempre con gli arcieretti del cazzo che... ma guarda dove passano. Ah no, ok, non passano, meno male. No, perché sennò perdi in cibacco. Ok, arrivano altri arci. Mettiamo anche i lancieri qua. Ecco, li vado come attaccano le zini, madonna. Vediamo se in effetti aumenta così la potenza. Oh, wow, wow, wow. Cazzo, cazzo. Sì, vabbè, ma vaffanculo. Oh, ma i miei spadaccini dove cazzo sono? Vabbè, sti qua, lasciamo stare, va. Al vostro comando!
Cazzo, in effetti sono fortissimi. Ah, ma poi rimane infinito. Comunque abbiamo finito la missione praticamente, perché ormai l'ancillotto culo, è pronto, cioè pronto, vabbè, insomma, è culo, quello lì. L'ancillotto Ok, sarà liberato un perfetto, giorno. meno male. Possiamo lasciare questo luogo infausto. Quindi abbiamo vinto? Mi stai dicendo quello? No, a Dici cosa quanto fare. pare no, non ancora. Uomini, Ah, ma nel non è posto di infinito, combattimento. vaffanculo, pensavo che era infinito. Spadaccini, avanti! Combatteremo con ardore! Ok, allora. Ah no, ok, è finita. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Andiamo a vedere un attimino le statistiche, quello che ci dice. Siamo sotto attacco! Ci dice che siamo sotto attacco. Ogni tanto si blocca 24 ore qua, fermo, immobile. Che, Ginevra ok. sembrava scossa dai recenti accadimenti. Tornata a Camelot tra le braccia del marito, la regina appariva in qualche modo cambiata, più distante e riservata. Solo la presenza di Sir Lancillotto pareva darle conforto. Quindi, boh, ci dice solo questo. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se sì, cliccate mi piace, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!